prima qua ci mancava una I. E poi, siccome qualcuno me l'ha chiesto, nel dimostrare il maggiore uguale, allora, quando noi abbiamo dimostrato che questa è vera sempre, chiaramente anche l'estremo superiore è minore o uguale di questo. Nel momento in cui dimostriamo che per ogni epsilon c'è una poligonale che soddisfa questo, l'estremo superiore soddisfa questa disuguaglianza per ogni epsilon, e quindi per l'arbitrarietà di epsilon si ha il maggiore uguale, e quindi il teorema è concluso. Poi prima di passare agli esercizi abbiamo ancora una cosa da dire, un quarto d'ora, che è il teorema che, così come viene enunciato tradizionalmente, è falso, che due curve semplici e regolari sono equivalenti se solo si hanno lo stesso sostituto. Così come è detto, è falso. Per quale motivo? Allora, prendete queste curve qua, phi di t uguale coseno di t seno di t, t appartenente a 0, 2 pi greco. Poi prendete psi di t uguale coseno di t seno di t per t appartenente a, per esempio, meno pi greco pi greco. Allora, qui abbiamo entrambe le curve sono semplici, entrambe le curve sono regolari, se andate a fare la norma del vettore delle derivate viene entrambe le curve hanno lo stesso sostegno. Qual è il problema? Il problema è che una parte da questo punto e torna a questo punto, l'altra fa la stessa cosa, cioè percorre la circonferenza, ma parte da quest'altro punto e arriva a quest'altro punto. Quindi phi di A uguale phi di B uguale 1, 0, psi di C uguale psi di D uguale meno 1, 0, phi di A non è uguale né a psi di C né a psi di D, e quindi le curve non possono essere uguali. Ora qua. Naturalmente, quindi basta aggiungere questa condizione, che diciamo se le due curve sono aperte, dovendo avere lo stesso sostegno, per forza bisogna che phi di A, e sono, siccome sono regolari e semplici, è necessario che quella la condizione, se no dobbiamo aggiungere, se le curve sono chiuse bisogna aggiungere la condizione che phi di A sia uguale o a psi di C o a psi di D. Ok? Però modulo questo fatto, il teorema è vero. Cosa dice? Che il teorema siano phi e psi due curve regolari, semplici, con lo stesso sostegno. Se le curve sono chiuse, sia inoltre phi di A uguale psi di C. È inutile che dico deve essere uguale, devono essere tutti e quattro uguali, phi di A, phi di B, psi di C e psi di D, perché le curve sono chiuse. Quindi serve. Allora phi e psi sono equivalenti. Allora phi e psi sono equivalenti.
specie di lemma. Allora, chi è ST? ST è la lunghezza della curva φ ristretta all'intervallo A. Sarebbe lo spazio percorso. Chiaramente S di A è 0, S di B è uguale a L. Sarebbe lo spazio percorso fino al tempo T. Al tempo A ho percorso spazio 0. Allora, noi cosa possiamo dire? No, facciamo direttamente la dimostrazione. Chi? Al tempo, diciamo, però, allora, prendiamo le due punte. Qua c'è φ di A, qua c'è ψ di B. Allora, per comodità supponiamo che φ di A sia uguale a ψ di C. Se no basta poi considerare la curva opposta a ψ, quella equivalente a ψ. Allora, io avrò φ di A uguale ψ di C oppure φ di A uguale ψ di B. Se prendo la curva opposta a φ, sicuramente, diciamo, nel secondo caso, prendo la curva opposta a ψ, la richiamo a ψ e ottengo questa condizione. Quindi, siccome so che la curva opposta è equivalente a ψ, quindi basta provare il teorema in questo caso qua. Allora, prendiamo un punto P sulla curva. Allora, le curve per definizione sono regolari e semplici, ok? Regolari ci serve dopo. Semplici, che vuol dire? Che per questo punto qui ci passano un punto P sul sostegno della curva, ci passa una volta sola. Quindi sia chiamiamo S o chiamiamolo D, la lunghezza, diciamo, di φ di A P, no? Noi, siccome abbiamo visto che la lunghezza è l'estremo superiore delle poligonali, ma le poligonali come si possono fare? Si possono fare prendendo dei punti. Attenzione però, se la curva non era semplice, per esempio se io posso percorrere un tratto 2-3 volte, la poligonale conta anche ripetuta 2-3 volte. Invece se la curva è semplice, ogni punto della poligonale può essere, diciamo, io per questo tratto del sostegno ci passo una volta sola, quindi la lunghezza del tratto di curva che sul sostegno va da φ di A fino a P è definita in maniera univoca e non dipende dalla curva percorsa, perché la posso definire come estremo superiore delle lunghezze delle poligonali che si appoggiano qua sopra. Ok? Allora, adesso come faccio? Chi è il diffeomorfismo gamma? Chiamo sigma di R la lunghezza della curva ψ ristretta a CR. Allora, anche qua sigma di C è uguale a 0. Sigma di D, questo D è argento, quindi questo qua lo devo chiamare in un altro modo, lo
devo chiamare la mamma. Non mi viene in mente niente di me. Sigma di D però fa sempre L. Per quale motivo? Perché anche la psi percorre lo stesso sostegno. Quando siamo in C non ha percorso nulla, quindi la lunghezza è nulla. Quando siamo a D è arrivata fino alla fine, questo è psi di B che è uguale a phi di B che è uguale a psi di D, e quindi la lunghezza percorsa, scusate, questa sicuramente non è semplice, stavolta la devo segnare così. Quando arrivo a phi di B che è uguale a psi di D, hanno percorso entrambe la stessa lunghezza, perché sto considerando lo stesso pezzo del sostegno, cioè tutti i sostegni. Allora, io cosa dico? Dico che S di T è una funzione crescente. Chi è S primo di T? S primo di T non è altro che la norma di D phi di T. Allo stesso modo, sigma di R, pure lei è una funzione crescente, e sigma primo di R è una funzione, chi è? È D psi di R, scusate, qua non c'è, D psi di R, cioè D S di T è questo. Questo primo di T è questa derivata. Allora, deriva dallo spazio percorso della velocità. E quindi abbiamo questa condizione qua. Queste derivate sono definite, sono sempre definite positive, non sono mai nulle. Ok? Allora, chi è? Allora, innanzitutto esiste un unico P0 e R0, tali che sigma di T0 è uguale a P, scusate, S di T0 è uguale a lambda, e sigma di R0 è uguale a lambda. Ma in questo caso phi di T0 è uguale a psi di R0, perché entrambe fanno P, perché se io ho percorso lo stesso percorso, la stessa distanza lambda, da partendo da qua sono arrivato allo stesso punto P. Quindi io vorrei adesso sostituire qui a R0 come una funzione di T0, ma come la posso ottenere? La posso ottenere tramite questa, perché sigma di R0 è uguale a S di T0, quindi R0 è uguale a sigma meno 1 di S di T0. Quindi io ho ottenuto la relazione che phi di T0 è uguale a psi di sigma meno 1 di S di T0. Ma T0 per il resto era arbitrario, e quindi, perché P lo scelgo arbitrariamente sulla curva, e quindi T0 lo sto scegliendo arbitrariamente tra A e B. Quindi ho ottenuto la relazione che phi di T è uguale a psi di sigma meno 1 di S di T, questo per T compreso, diciamo per T compreso tra. Allora, mi rimane da dimostrare che questo è un diffeomorfismo. Ma è ovvio che questo è un diffeomorfismo. Siccome hanno S e sigma sono dei diffeomorfismi da
AB e CD rispettivamente a valori in 0 lunghezza di fi sull'intervallo. Allora, componendoli ottengo un diffeomorfismo da AB su CD. S va da AB in 0 lunghezza di fi. Sigma meno 1 va da questo intervallo qui, va a finire su CD. Poi lo mettiamo in verticale qua. Sigma meno 1 va da qua su CD. Ok? Quindi, componendo i due, ottengo un'applicazione di classe C1 da qui a qui. L'immersa pure di classe C1, perché pure sigma e S a meno 1 sono di classe C1, perché S e sigma erano dei diffeomorfismi. E quindi abbiamo ottenuto che le curve sono equivalenti. S di T si chiama lunghezza d'arco. D'arco. Va bene, quindi questa è la situazione. Il teorema è vero, però ricordatevi che se sono chiuse c'è quel discorso, quindi bisogna imporre che φ sia uguale a ψ. No, scusi, ma la parentesi quadro vicino a L di φ delle terze. Zero. Questo, la lunghezza percorsa all'inizio è 0, alla fine è lunghezza di fila. Ok. Va bene, adesso passiamo agli esercizi. Qua facciamo molti esercizi, non già fa molti esercizi sulle curve, poi oggi non lo so se abbiamo tempo di fare altri integrali doppio per, perché sulle curve dobbiamo comunque fare. Allora, prima di tutto andiamo a descrivere un po' di curve. Allora, che curva in particolare prendiamo, questa mi era piaciuta, sta sul libro, x di t uguale t per t meno 1 e y di t uguale t per t meno 1 per 2t meno 1. Allora, in altri casi un modo di ricavare la curva, diciamo il sostegno della curva, è quello di eliminare la t. Per esempio, supponiamo di avere x uguale, prendete soltanto i primi elementi qua, t uguale, e y uguale 2t cubo. Chi è y? Y, o meglio, chi è x? X è y mezzi alla 2 terzi. Questo si può sempre fare. Che vuol dire che la y fa così. Cioè la curva va così, il sostegno della curva va così. Questa è la x, questa è la y. Quindi se scambiate x e y ci avete una cuspide in z. Quindi se fosse così, che ci dice che questa curva, il sostegno di questa curva, allora dove dobbiamo far variare t? Per esempio facciamo variare t, che ne so,
tra meno 5 e 5. O tra, facciamo tra meno 4 e 5. Allora, allora, andiamo a vedere, se voglio andare a vedere i sostegni della curva, io so che se t è molto grande in valore assoluto, non deve essere molto molto diversa da questo, perché sostanzialmente sto trascurando i termini di grado minimo. Però, diciamo, dovrei farlo precisamente questo ragionamento. Quello che posso dire però è che fino a che t non è, non arriva, allora questa qua, la y dove si annulla? La x si annulla in 0 e in 1. La y si annulla a 0, a 1 mezzo e a 1. Questa è la x, si annulla qua e qua, questo è t, la y si annulla qua, qua e qua. Allora, cominciamo a vedere che succede se sto fuori di, per esempio, se sto prima di 0. Allora qua è negativo per negativo e viene positivo. Non solo, ma mano a mano che mi avvicino a 0 decrescono in valore assoluto sia questo che questo, quindi questo decresce. Quindi mi sto avvicinando, cioè la x si sta avvicinando a 0. Se t è minore di 0 sono negativi tutti e tre, quindi questi qua sono tutti e tre negativi, però tutti e tre scendono in valore assoluto quando t sale. Quindi che vuol dire? Quando t arriva a 0 fanno 0 tutti e due. Che vuol dire? Vuol dire che ho una situazione di questo genere. Allora, a meno 4, 5, qua mi viene meno 4 per meno 5 fa meno 20, fa più 20. Qua invece viene più 20 per 9, quindi fa... 20 per meno 9, quindi meno 180, quindi qua stiamo a 20 meno 180. Potevo scegliere un intervallo un po' più piccolo. Ok, adesso che succede? Tra 0 e 1 mezzo, tra 0 e 1 mezzo, la y è, la x è diventata negativa, perché la x è negativa tra 0 e 1, mentre la y è diventata positiva. Però se andate a studiare questa funzione, la y aumenta e poi scende, quindi perché aumenta deve fare un'altra volta 0, per forza deve fare, però fa soltanto che sale e scende, quindi abbiamo situazione. Poi tra un mezzo e 1 la y è ridiventata negativa e da 1 in poi la y, sia la x che la y sono positive. Quindi abbiamo una situazione di questo genere. Allora andiamo a vedere in 4, scusate, a meno 4 questo faceva 20 per meno 9, cioè andiamo a vedere a 5, qua viene 5 per 4 e fa 20, qua viene 5 per 4 20 per 9 che fa 180, quindi è esattamente il punto simmetrico della volta. Quindi in realtà
se io questa curva ha un comportamento simmetrico, cioè io, se io faccio x di 1/2 meno t viene 1/2 meno t per 1 meno 1/2 meno t, quindi vediamo un po', di 1 meno t viene 1 meno t, 1 meno 1 meno t, e quindi viene t per 1 meno, perché quella simmetria rispetto a 1/2, la simmetria è 1, due volte il punto. Anche y di 1 meno t è uguale a 1 meno t per t, questo abbiamo già visto, questo diventa 1 meno t, questo diventa t, per 2 volte 1 meno t meno 1, che è il secondo fattore è sì è t meno 1 meno t, e quindi diventa aspettate un attimo, e qua però mi viene 2t meno 1, giusto? E quindi mi diventa, sì, scusate, giustamente, meno t per 1 meno t, cioè cambia, che diventa di nuovo t per t meno 1. Ok, che chiara t per t meno 1 è giusto. Allora andiamo a vedere, quindi qua invece abbiamo 1 meno t che moltiplica 1 meno t meno 1, che moltiplica 2 per 1 meno t meno 1, quindi viene meno t per 1 meno t per 1 meno 2t uguale t per t meno 1 per 1 meno 2t, oppure meno lo lascio il 2t, cioè quando effettivamente faccio la simmetria rispetto a 1/2, la x è la stessa e la y cambia sempre, che è quello che si vede in figura, no? Questo pezzo si rifà. E quindi adesso andiamo a fare anche definitivo. Allora, scriviamo, questo è t quadro meno t, questo è t quadro meno t che moltiplica 2t meno 1, facciamo tutti i passaggi così non si impiccia, uguale 2 t cubo meno 3 di quadro più t. Vediamo un po', questa si annulla in 0, si annulla in 1, e in 1/2 questo fa 2 ottavi meno 3 quarti, quindi 1 quarto meno 3 quarti fa meno 1/2 più 1/2, quindi è giusto. Ok, allora una volta che l'abbiamo scritta così, chi è definitivo? Definitivo è uguale a 2t meno 1, poi 6t quadro meno 6t più 1.
andiamo a vedere, per esempio, nel punto meno 4, de fi in meno 4 è uguale a meno 9, 16 per 6, 96, più 24 fa 120, 121. E vediamo un po', potrebbe essere. Andiamo a vedere nel punto 5, nel punto 5 fa 9, qua mi viene 6 per 25, 150, meno 30, 120, 121. Quindi vedete che no, non è proprio uguale, cioè, la x è cambiata, la x è l'opposto, quindi la derivata di x rispetto a t è opposto, quindi è stato ribaltato rispetto alla verità. Lo stesso se lo andiamo a calcolare in 0, in 0 mi viene meno 1, 1, in 1 mi viene 1, 1. Ovviamente, però per lo stesso identico motivo. Qua c'ho meno 1, 1 e qua c'ho 1. Ovviamente questi vettori sono tutti uguali. Nel punto 1 mezzo, qua mi viene 0 e qua poi mi viene 3 mezzi meno 6 mezzi fa meno 3 mezzi più 1 fa meno 1 mezzo. Infatti la y sta andando sotto, ok? Questo è adesso il punto, è se vogliamo calcolare la lunghezza di questa roba. Se vogliamo calcolare la lunghezza di questa roba dovremmo fare un'integrale non banale, cioè dobbiamo fare l'integrale tra meno 4 e 5 della radice di 2i meno 1 al quadrato più 6t quadro meno 6t più 1 tutto al quadrato. Questa integrale qua, intanto lo sviluppiamo un attimo e poi vediamo un po' come si potrebbe calcolare. Cioè approssimare più che calcolare, non è proprio la migliore approssimazione con cui partire, però si può fare qualcosa. Allora, qua abbiamo la radice di 4t quadro meno 4t più 1 più 36t alla quarta più 36t quadro più 1. Poi abbiamo i doppi prodotti, meno 72 t cubo più 12 t quadro meno 12 t, se non va per uguale integrale tra meno 4 e 5 della radice, mo 36 t alla quarta, e l'abbiamo considerato. Poi abbiamo meno 72 di cubo e l'abbiamo considerato, poi abbiamo i t quadri che sono 36 più 12 più 4, quindi 52, poi abbiamo le t che sono 36, 12 e 4 abbiamo considerato, poi abbiamo le t che sono meno 16t e poi abbiamo più 2. Se mi sono perso qualche pezzo, allora
si potrebbe fare. Allora, io posso provare a portare fuori qualcosa. A parte il fatto che c'è un radice di 2 che si può portare fuori. C'è un 2 che, sì, un radice di 2. Un radical 2 e qua viene tutto diviso 2. Quindi qua viene 18 meno... no, aspettate, lasciatelo dentro. 36 meno 70. Allora, cosa posso provare a fare? L'importante è l'idea, se sbaglio qualche costante, eccetera. Io potrei provare a portare fuori 6 più 4 più 1. Integrato da meno 4 più 5. Adesso, se porto fuori questa quantità, per quanto devo dividere dentro? Devo dividere per 6 t quadro più 1 al quadrato, anzi non tanto più 1, più, allora voglio che il doppio prodotto sia 52 t quadro, perché il quadrato di questo fa 36 t alla quarta, il quadrato di questo fa 1, non fa 2, però io vorrei beccare questo. Se voglio beccare questo, affinché il doppio prodotto faccia 52, devo moltiplicare per 52 su 36, per 26 su 36, no scusate, per 52 su facciamo questo. Metteteci radical 2. Radical 2. Ok? E qua lo dico. Adesso io ho 36 t alla quarta più 2, che sono i quadrati di questi, più 12 radical 2 t quadro. Poi ci scrivo tutto quello che avanza e poi ci sottraggo questo che ho aggiunto. Cioè, quindi faccio meno 72 t cubo meno 16 t meno radice di 12. 12 radice di 2. Quindi 52 t quadro più 52 t quadro. Ok? Quindi tutto sto pezzo avanza. Sta lunghezza non è facile da calcolare, perché se la provate a calcolare pure con matematica, eccetera, non me la calcola esplicitamente. Se, però è chiaro che se la fate calcolare diciamo numericamente, quello ve la dà una frazione di secondo. Però noi qua vogliamo capire più o meno quanto fa. Allora, perché? Allora, innanzitutto, come posso continuare? Qua posso continuare in questo modo. Posso continuare scrivendo integrale da meno 4 e 5 di 6 t quadro più radical 2 che moltiplica la radice di 1, perché questo è 1. Poi ci devo scrivere meno, e qua ci scrivo 72 t cubo
velocità di cattura T4. Meno 16 T. Più 16 T. Perché questo meno diventa più, questo, questo è meno per meno per meno, diventa meno. E sta a posto. Fra 6 T4 radical 2 al quadrato. In dt. Allora, vediamo se ci ho avuto occhio. Allora, per T grande, qua c'è 72 T cubo, ma qua c'avete 36 T alla quarta, cioè sto pezzo, gli altri sono trascurabili, è minore di 1. Vediamo per T piccolo. Allora, per t è uguale a 0, questo sicuramente vale 0. Vediamo per t uguale a 1, perché diciamo dov'è quella fa un po' di impicci, è vicino a 0. Mettiamoci per esempio 1. Se ci metto 1, questo è già 6 più radical 2 al quadrato. Qua invece viene 72 meno 52 più 12 che fa 20, più 12 radical 2 che fa più o meno 17, quindi siamo a 37, più 16, 53, che è 6 più radical, siamo là, siamo intorno a 1, quindi non è ancora, diciamo, la cosa funziona se questo si mantiene sempre più piccolo di 1. Se questo si mantiene sempre più piccolo di 1, se non si mantiene sempre più piccolo di 1, mi conveniva cercare un qualcosa che vedesse pure qualcosa con T4, cioè fare il cubo di un trinomio. Adesso vedremo qualche altro esempio in cui è più evidente. Se questo fosse minore di 1, allora voi tutta sta roba la chiamate x e la potete sviluppare in, se x è meno di 1, noi la possiamo sviluppare in serie di Taylor, quindi 1 meno x mezzi, poi allora meno 3 ottavi x quadro, insomma, un ottavo x quadro, o più o meno, insomma, diciamo qua abbiamo lo sviluppo di 1 più meno x alla 1 mezzo. Il secondo termine è un mezzo per meno un mezzo diviso 2 per questo al quadrato, quindi meno x quadro ottavi, eccetera. Se questa è minore di 1, questa converge. Allora, che praticamente significa scrivere un paio di termini per avere una buona approssimazione, diciamo, dell'ordine di pochi punti percentuali di errore rispetto al risultato vero. Ok? Il problema è far sì che quando avete una radice, ridursi sempre una situazione del tipo radice di 1 più qualcosa che sia piccolo. E adesso vediamo un esempio un po' più diciamo sicuramente più facile. Allora, andiamo a vedere un esempio un po' più facile. Supponiamo di dover fare allora, ecco, facciamo un esempio di questo tipo. Supponiamo di dover fare questo integrale, poi vediamo da che curva viene. Se questo è un integrale comunque, per esempio integrale tra 0 e 10 del
della radice, che ne so, di 3 più cosine quadro di t. Questo è un integrale che non si fa esplicitamente. Questo però, per esempio, si può approssimare molto facilmente. Come si fa? Allora io potrei dire, porto in evidenza radice di 3. Questo è un modo. Allora, diciamo, invece che andare a dare fino a 10, andiamo fino a allora, qua abbiamo radical 3 per integrare tra 0 e pi greco di 1, questo è sicuramente compreso tra 0 e un terzo, più, in verità qua potremmo scrivere proprio la serie, però non lo facciamo perché cosine quadro di t sesti, perché radice di 1 più x è 1 più x mezzi, qua mettiamoci un circa, poi scriviamo un altro termine, l'altro termine è x, allora 1 più x alla 1 mezzo è uguale a 1 più x mezzi più 1 mezzo per meno 1 mezzo diviso 2, quindi meno 1 ottavo x quadro, termine successivo, più o piccolo. Se lo ricordate questa serie, no? 1 più x all'alfa uguale somma di alfa su k per x alla k, per k che va da 0 a infinito. Questa qua converge sicuramente per x meno 2. Ok, quindi 1 mezzo 0 fa 1, 1 mezzo 1 fa 1 mezzo, 1 mezzo 2 fa meno 1 ottavo x quadro. Quindi questi sono i primi tre termini. Quindi il terzo termine è meno coseno alla quarta di t fratto 72. Cioè, gli altri termini li trascuriamo. Andiamo a vedere quanto fanno questi termini. Allora, radical 3 lo lasciamo in evidenza. Il primo termine fa pi greco. L'integrale di coseno quadro di t tra 0 e pi greco fa pi greco mezzi, quindi il secondo termine è pi greco dodicesimi. Il terzo termine è allora l'integrale di coseno alla quarta, se mi ricordo bene dovrebbe fare 3 ottavi, perché voi avete coseno quadro di t più sen quadro di t al quadrato fa 1. Allora questo è coseno alla quarta più seno alla quarta più 2 seno così, che quello è più 2 cos quadro sen quadro, ma 2 cos quadro sen quadro è seno di 2t al quadrato mezzi, quindi quello fa un quarto, un pi greco quarto, quello integrale, l'integrale di questo fa pi greco, quindi viene 3 pi greco quarti, la somma dei due, dividendo per 2, quello fa 3 pi greco ottavo. Quindi qua mi viene meno 3 pi greco fratto 8 per 72. Allora, guardate un attimo in faccia questi numeri qua. Questo è 3 qualcosa. Questo è, non arriva a 0,3. Questo qua quant'è? Questo è poco più di 9, 9 fratto 8 è 1 e qualcosa, diviso 72 stiamo parlando di 0,01, non arriva a 0,01. Quindi è chiaro che qua siamo arrivati alla seconda decima, cioè chiaro dovremmo stimare, precisamente dovremmo stimare tutti gli ulteriori termini, però è evidente che siamo arrivati alla seconda decimale su un totale che fa circa 5. Ok?
e quindi stiamo parlando di un errore di meno dell'1%. Ok? Però questo non è il modo migliore di approssimare questo integrale. Il modo migliore per approssimare l'integrale è un altro. E adesso vi faccio vedere perché. Vi faccio vedere come si fa. Diciamo, i dettagli ve li potete, vi riguardate la lezione e ve li diciamo, sviluppate. Però avete capito qual è l'idea? L'idea è: io devo ridurmi sotto radice a 1 più qualcosa di piccolo. Se ho 1 più x con x minore, allora posso sviluppare. Sviluppare significa, nella pratica, non sempre scrivere tutti i termini. Li posso anche scrivere tutti e scrivere formalmente la serie, questa integrale come una serie. Però, dal punto di vista pratico, me ne servono magari anche solo 2 o 3. Ok? Andiamo a vedere, però, c'è un altro modo. Per quale motivo? Notate che questa funzione qua, questa è molto più semplice di quella di prima. Questa è una funzione oscillante. Tra quanto oscilla questa funzione? Qua siamo a 3, qua siamo a 4. Questa funzione oscilla tra 3 e 4. Qua siamo a finire come? Oh no. Vabbè, non è, non oscilla proprio così, non è un seno. Oddio, sì. Però, per quale motivo? Questa qua chi è? Io la posso vedere come 3, 3.5 più siamo 7 mezzi per dire, scrivere meglio, più cosen quadro di t meno 1/2. Cioè l'idea qual è? Io non devo portare fuori radice di 3, devo portare fuori radice di 7/2. È meglio, perché oscillando questa attorno a questo valore, i valori dell'oscillazione, cioè i valori che mi danno x, saranno più piccoli. E quindi l'approssimazione sarà migliore, convergerà più velocemente. Allora, chi è questo? Questo è 2 cosen quadro meno 1 è coseno di, sarebbe cosen quadro meno sen quadro, che è coseno di 2t. Quindi questo è 7/2 più 1/2 per coseno di 2t. Allora, coseno di 2t è cosen quadro meno sen quadro, cioè 2 cosen quadro meno 1. Diviso. Ok? Allora, quindi io devo stavolta riesco a scrivere il mio integrale come integrale tra 0 e pi greco della radice di 7/2 più 1/2 coseno 2t in dt. Adesso porto fuori il 7/2, quindi mi viene uguale radice di 7/2 che moltiplica integrale tra 0 e pi greco della radice di 1 più 1/7 coseno di 2t. Ok? Adesso cosa scrivo? La radice di 7/2 la lascio inalterata e scrivo uguale circa integrale tra 0 e pi greco di 1 più 1/14 coseno di 2t. Cioè, ricordatevi, questo qua è x, quindi 1 più x mezzi meno, andiamo anche in questo caso solo fino al secondo termine, meno x quadro ottavi, quindi meno cosen quadro di 2t fratto 49 per 8, 1/2 per meno 1/2 dt. E adesso andiamo a fare il conto. Questo viene radical 7/2 che moltiplica pi greco, questo integrale qua fa 0, perché da 0 a pi greco vuol dire che nella t 2t varia tra 0 e 2 pi greco. Anche se ci sta una costante nel cambiamento di variabili, integrare il coseno tra 0 e 2 pi greco sul periodo, la media è 0,
Quindi rimane questo. Ma l'integrale del cosine quadro da 0 e pi greco fa pi greco mezzo. O è di t o è di 2t uguale. Quindi viene meno pi greco fratto 2 per 8 per 49. Allora, è vero che questo è leggermente superiore a questo. Questo numero è dell'ordine di questo. Abbiamo fatto meno fatica, ma soprattutto il termine successivo col coseno in cubo, siccome siamo di nuovo 2t vale di nuovo tra 0 e 2π, farà di nuovo 0. Quindi la correzione successiva sarà quella di ordine 4, e quando qua ci sta 49 al quadrato, poi la correzione successiva è molto più piccola. Cioè, se andiamo a fare l'integrale, questa approssimazione qua, se andate a fare numericamente, è migliore di questa approssimazione qua, e abbiamo fatto meno fatica. Qual è il concetto? Il concetto che noi abbiamo, in questo caso la funzione oscillava attorno alla media, abbiamo beccato la media e quindi abbiamo ridotto al più possibile l'oscillazione, e abbiamo ridotto il più possibile l'oscillazione, e diciamo che siccome df di t è sempre positivo, quello che sta sotto radice lo posso sempre approssimare con... Il problema è dall'alto, perché il radicando, se io scelgo il radicando è sempre maggiore di 0, quindi io mi vado a vedere il minimo, poi mi vado a vedere il massimo, prendo il valore medio e sicuramente se porto in evidenza la media tra questi due valori, questa oscillazione è compresa tra meno 1 e 1, quindi posso sempre fare una cosa del genere. Quindi se sotto radice ho funzioni razionali oppure polinomi trigonometrici, posso sempre sviluppare questo radicando in maniera tale, soltanto che a volte lo sviluppo è inutilmente lungo e non sempre tutti gli integrali si riescono a fare a mano. Adesso ci fermiamo 5 minuti e poi facciamo un altro set di esercizi.